Beh, sicuramente è una partita che è cambiata nel terzo quarto, quanto Milano ha messo molta più energia, ha messo molto più peso in difesa e sicuramente da lì poi è nato il break che ci ha penalizzato. Per quanto riguarda i primi due quarti sono molto soddisfatto di quello che ha fatto la mia squadra. Chiaro che nel terzo quarto, quando Mesola Rocca è stato messo in campo, è sicuramente cambiato il livello difensivo di Milano e quindi anche il livello della partita. Quindi diciamo che con il roster che è a Milano sicuramente siamo venuti qua per fare una partita senza guardare il punteggio, per guardarlo al 40esimo. È chiaro che la difesa che Milano ha messo negli ultimi due periodi sicuramente ha fatto la differenza, sporcandoci le percentuali, soprattutto da due che avevamo fatto nel primo quarto. Domande? Coach, 47 punti. Sì. 47 punti, la panchina di Milano, 11 la vostra, forse può essere anche questo l'ago sì. della bilancia. Sì, questo può anche essere l'ago della bilancia. È chiaro che i 47 punti nella panchina di Milano sono nati nel secondo tempo, quando sicuramente da un'ottima difesa hanno potuto correre molto di più in contropiede, perché molti canestri sono venuti da palle recuperate. Quindi diciamo che questo è una goda della bilancia che Milano sicuramente può permettersi molto di più che la nostra squadra. Due cose: cosa può darmi Minard e una valutazione sul tempo, sulla prova di oggi, sembra proprio spento a livello effettivo. Beh, diciamo che Minard ci può dare quello che è la sua caratteristica, cioè attaccare il ferro anche in situazioni non proprio limpide, nel senso attaccato il ferro in contropiede può attaccare il ferro in giocate isolate, quello che ci mancava. Garrett non ha fatto una buona partita, però sinceramente è stato anche abbastanza penalizzato dai falli, quello che non hanno potuto tenere in campo più di quello che avrei voluto. Però diciamo che chiaro, non è una partita positiva, però andiamo avanti.